Ciao ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Allora, sono tornato su Assassin's Creed 4. Allora, cosa ho cambiato? Allora ragazzi, prima di tutto è cambiato che ho finito il gioco. Ho finito Assassin's Creed 4. Dopodiché ragazzi, sto potenziando al massimo la mia nave per poter sfidare le 4 navi leggendarie. Allora, guardiamo, clicchiamo back. Vi faccio vedere la mappa adesso ragazzi. Mi sto dirigendo verso l'altra nave leggendaria, che è questa. Ovviamente... Ok, questa nave leggendaria, ragazzi. Allora, vi spiego un attimo come funziona. Le navi leggendarie sono 4, ragazzi. Io ne ho già buttate giù 2. Qui ce n'era una, qui sopra, in questi oceani. Ovviamente, ragazzi, sono negli angoli delle mappe e sono negli oceani, dove non ci sono rocce, dove non c'è niente. Allora, qua, ragazzi, c'era una nave, se non ricordo male, due inglesi erano. C'era scritto una nave leggendaria. C'erano due navi inglesi da dover buttare giù. Erano due specie di vascelli, se non ricordo male. E sono riusciti a buttarli giù. Questa è la prima che ho battuto, ragazzi. Qui ce n'era un'altra, ragazzi. Era la El Impoluto, ragazzi. Anche questa era veramente tosta da buttare giù. Ci ho giocato prima. Sono riuscito a buttarla giù speronandola, ragazzi. Cosa significa speronare, ragazzi? Diciamo che l'ho attaccata con diciamo, la specie di parte frontale della mia barca, con quella specie di artiglio che sono riuscito ad andare lì. Gli sono andato addosso più o meno 3-4 volte, ragazzi, e l'ho buttata giù. E queste navi, ragazzi, vi danno 20.000 all'una, quindi è un bel gruzzoletto, ragazzi, da poter spendere magari nelle vostre barche o nelle vostre attività, tipo a Nas, no, in questa attività piratesca, ragazzi, in questa vostra città Great in Agua. Potete, per esempio, migliorare tutto qui. Potete, io, ad esempio, ho messo adesso c'è solo il coso portuale per poter migliorare la nave e la taverna. Poi c'è anche il negozio di armi. Adesso, se non ricordo male, ho sbloccato un'altra taverna che è per le donne, quindi non devo più pagare le danzatrici. E la stessa cosa vale per arruolare i pirati nella mia ciurma. Adesso devo migliorare la casa, ragazzi. Ho finito anche qua. E cosa succede, ragazzi? Adesso ne ho distrutte due, mi rimangono le altre due, che sarebbe questa e questa nave. Io ovviamente, ragazzi, vado su questa che, se non sbaglio, dovrebbe essere più... Dovrebbe, ragazzi, non ne sono sicuro. Dovrebbe essere più semplice, è una nave che si muove nella nebbia. Adesso proviamo, ragazzi, clicchiamo B. Torniamo in nave, eccoci qui, lo vedete, ragazzi, stiamo andando verso quella cazzo di nave. Vi faccio vedere quanto cazzo è grande, perché è veramente gigantesca. Adesso vedete questa nave qui che non si vede bene. Ecco, quella nave lì è il doppio. Adesso vediamo se si vede. Non si vede niente, ragazzi. È nella nebbia questa cazzo di nave. Eh sì, yeah, va bene. Un cavaliere reale. Ecco, ragazzi, è lì. La vedete? Non me la fa vedere la... Io vedo soltanto che è molto alta, ragazzi. È inglese. Adesso se io mi avvicino, ragazzi, mi metto così. Tanto partirà la sfida, ragazzi. È una nave enorme, proprio grande. Ecco qua, sta iniziando la sfida, ragazzi. Vedete la nave? È gigantesca, mi spacca il culo. Io mi diverto troppo per sfidare queste navi. Veramente, ragazzi, hanno una potenza assurda. La HMS Prince è una bestia. E poi non ci vedo un cazzo, ragazzi. Non so neanche dove minchia sia sta nave. Voi la vedete? Io non la vedo. Che cazzo è? Ah, eccola. Ah, sparamortai. Così, ragazzi, buttiamola giù in questo modo. Vedete, ragazzi, mi spara anche lei i cannoni, è veramente una bestia. Però, ragazzi, sono preparato ormai, perché la mia nave è quasi al massimo. Vedete come la butto giù? Direttamente così facciamo. Tanto anche lei proverà a spararmi con i cannoni. Io ovviamente ho cannoni rotanti e palle di cannone normale, ragazzi. La loro nave è molto forte, però ragazzi, questa è una delle ultime, quindi penso che sia forse una delle più semplici. L'ultima nave che non ho sfidato è quella che ha i mortai, ragazzi. I mortai sono allucinanti. Le vedete queste macchie gialle che sono nell'acqua? Sono i mortai loro. Però ragazzi, vedete, ce la sto facendo. È una minchiata. Questa qua è molto semplice. Non pensavo fosse così semplice, invece si nascondeva solo grazie alla nebbia. Quindi la sto bombardando. Ragazzi, è veramente gigantesco in confronto alla mia, cazzo! Ecco, queste palle, ragazzi, ho paura di queste, vai. Ormai l'ho buttata giù. L'ho buttata giù, sti cazzo! È durata meno del previsto, ragazzi. Andiamo a prenderci la nostra ricompensa. Ragazzi, veramente, è una cosa epica questo gioco. Ha veramente di tutto.
navi leggendarie, squali da catturare, balene da catturare, missioni assassini, ragazzi. Le classiche che c'erano su Assassin's Creed 2, ragazzi, non so se ve lo ricordate voi. Ma non erano per me, no. Guardate quest'altra barca, ne ha 10.000, andiamo a uccidere, andiamo a distruggerla. Buttiamola giù negli oceani anche questa. Ragazzi, è completo, questo gioco è veramente completo, è una specie di resurrezione del 3. È il 3 migliorato in tutto, ragazzi, perché veramente è una cosa epica. Adesso io, ragazzi, probabilmente se riesco vi faccio vedere in un altro episodio per buttare quando butterò giù la prossima nave, l'ultima nave leggendaria, se ce la farò, ragazzi. Spero che di riuscirci, ovviamente, perché ve lo vorrei far vedere. Adesso buttiamo giù questo convoglio reale, così ci facciamo un altro po' di soldini e possiamo fare un potenziamento nella nostra casa, nella nostra città pirata, se non ricordo male. Ok, abbiamo distrutto questa cazzo di questa nave reale. Adesso vi faccio vedere anche l'abbordaggio, ragazzi, perché con le navi speciali, le navi leggendarie non fa abbordarle. Non voglio immaginare quanti cazzo ce ne sono da ammazzare di dell'equipaggio, ce ne saranno almeno una cinquantina. Ragazzi, vi affiancate, mantenete cliccato B e vi avvicinerete molto alla barca, perché lanceranno gli arpioni, se non ricordo male. Adesso vediamo queste cazzo di cose, ragazzi, queste cose qui. Adesso vi lanciano, ci avviciniamo alla barca. Io prendo il cannone rotante, che dovrebbe essere questo. Spremo, allora, prima di tutto a questi. Facciamo esplodere, vedete? Così diciamo già tutti un obiettivo di mezzo. Dobbiamo uccidere la ciurma. E vi faccio vedere anche un pochettino le azioni di come combatte lui, Edward. È una cosa epica, veramente, ragazzi. Un gioco bellissimo. Forse uno degli Assassin's Creed più belli che abbiano mai creato. A me piace troppo, ragazzi. Il 2 è stato uno dei più belli. Ma questo veramente, ragazzi, in grafica e tutto, è migliorato tantissimo. Perché volete vedere come combatte con la pistola, ragazzi? Guarda, aspettate un attimo. Guardate con la pistola. No, alcune strong. Oh. Ragazzi, ho 4 pistole. Ne ho 2 nel torace e 2 nelle tasche. Nelle... boh, come cazzo si chiama? Nelle fodere, ragazzi. Comunque sia, adesso possiamo scegliere cosa farne di questa nave. E possiamo riparare la Jackdaw, riduce la notorietà. Invia la flotta di Kenway, ragazzi. In questo caso riduco la notorietà, perché come potete vedere mi sta per completare la prima barretta. E quando si completa, ragazzi, mi vengono a rompere il cazzo le navi cacciatrici di pirati. Anche se ovviamente non mi fanno granché, ragazzi, perché io sono veramente forte online, ovviamente. Online, scusate. E nei mari, in questi mari offline, è una cosa strepitosa. Io spero soltanto che non mi capiti più quel problema della contestazione con TNT, perché non vorrei avere di questo genere di problemi, ragazzi. Allora, cosa possiamo catturare, ragazzi? Dai, catturiamo uno squalo bianco. Vi faccio vedere come si cattura uno squalo bianco. Dirigiamoci tramite il viaggio rapido in questa isoletta, dove è possibile anche riparare navi, prendere proiettili, cose varie. Vi faccio vedere come si catturano gli squali, ovviamente con un'attrezzatura più che altro adatta a catturare qualsiasi tipo di mammifero, cioè di mammifero, di pesce, cazzate varie. Ragazzi, anche questa storia della caccia è migliorata tantissimo. Cioè, ragazzi, proprio migliorato su tutti i punti di vista. A mio parere è una delle cose più belle. Questo Assassin's Creed, ragazzi, è veramente epico. Mi è piaciuto sin dal primo. Sin dal primo minuto mi è piaciuto questo Assassin's Creed 3. Quelli che ho trovato più noiosi, a mio parere, ragazzi, sono stati Assassin's Creed 1 e Assassin's Creed 3. Perché, ragazzi? Assassin's Creed 1 era troppo macchinoso, la storia era bella, però era molto molto macchinoso come gioco. Mentre Assassin's Creed 3 aveva una bellissima grafica, forse hanno lavorato troppo sulla grafica e poco sulla storia, perché il personaggio, a mio parere, non era per niente carismatico e infatti non mi ha, diciamo, fatto immedesimare nel personaggio di Connor Kenway, o come è meglio chiamato da indiano, Radarangedon. Ragazzi, veramente, questo invece, sì. E la storia è bella, anche se lui è un pirata, cioè la storia è un pochettino ambigua, ragazzi, perché lui è un pirata e poi diciamo che si va a convertire agli assassini. Non parte già come un assassino, ragazzi, non parte con una famiglia dietro magari di assassini come era Ezio, il padre era un assassino e poi quando l'hanno ucciso, allora lui per vendetta è diventato per vendetta, il suo scopo era principale era questo. Vedete lo squalo bianco. Comunque sia, salviamo e fermiamoci qui per iniziare ad arpionare, ragazzi. Vi faccio vedere come si arpiona un animale.
Allora, ci mettiamo qui, ragazzi, vedete, sulla nostra barchettina schifosa. Non capisco perché non si può fare della nave. Ecco lo squalo bianco, lo vedete? Allora, avete un numero limitato di arpioni. Io ovviamente, ragazzi, ne ho 40. Arpionatelo! Okay, adesso lo arpionate, ragazzi. Bastardo. Io mi sto facendo... Questo è più facile, ragazzi. Ma cazzo, che storto che sono, porca puttana. Da, porca puttana. Da, uno. Ole. Che schifo. Non ha gradito. Ole. Ha spaccato la cima, ragazzi. Adesso arriverà di nuovo a attaccarmi, guardate. Eccolo lì davanti. Beccato, ole. Ah, ragazzi, dovete stare sempre attenti. Bello. Grande, ragazzi. Che deve essere veramente pericoloso farlo veramente in quell'epoca, ragazzi, una cosa del genere. Prendere lo squalo in questo modo è veramente pericolosissimo. Perché ogni volta che vi do uno strettone rischiate di cadere in acqua. Guardate qui, guardate qui. Wow! L'ho colpito! Vabbè. Vabbè, bello, l'ho preso però. Bello! Fantastico! Dai, porca puttana! Olè! Brutto stronzo! Devi morire! Ole! Ancora avevo un arpione, ragazzi, quindi se lo buttiamo giù, finiamo di buttarlo giù, cazzo. Vieni, vieni! Guardate! È dove? Eccolo lì. Adesso arriverà contro di noi. Ecco fatto! Sì, succala! Stronzo! Col cazzo che distrugge la mia barchetta! Sei nostro, pesce! E poi, ragazzi, cosa ne fate? Con questo squalo, ovviamente. Dai! Te lo infilo in culo questo cazzo di arpione! Non ci credo, ragazzi, l'ha presa per il culo. L'ha presa per il culo, non riesco a prenderlo. Eccolo qui, ragazzi, sta per uscire. E prenditela in culo, anzi in bocca, stronzo di merda. E l'abbiamo ucciso, ragazzi. Allora, cosa ne fate con la carcassa dello squalo? Adesso vi faccio vedere quanto cazzo è grande. Con la carcassa dello squalo, ovviamente, guardate quanto è grande. È gigantesco, ragazzi. Una cosa assurda. Con la carcassa dello squalo ovviamente vi daranno le ossa per poter fare le freccette, tipo i dardetti per poter creare dei dardi soporiferi o dardi della follia, come li chiama. E poi la pelle, ragazzi, potete venderla o altrimenti, se guardate qui, ragazzi, le pelli possono essere utilizzate per migliorare, per avere potenziamenti per le fabbricazioni di fodere, queste cazzate qua. Vedete, fondina da pistola, pelle di megatera, pelle di ocelotto, pelle di coccodrillo, pelle di iguana, pelle di cervo, di giaguaro, di grande squalo bianco, di cinghiale, ragazzi. Vedete, io l'ho fatto tutto, ovviamente, ho potenziato tutto quanto. E queste sono le utilità delle pelli degli animali. Veramente, ragazzi, ho studiato perfettamente anche questa storia del cacciare animali, perché, cioè, non è noioso. Io non so se vi ricordate il 3, era veramente noioso, perché c'erano tre animali e dovevate cacciarli sempre nello stesso modo. Prendeva il cazzo dopo un po'. Qui invece, ragazzi, c'è varietà di caccia. Potete pescare un'orca, potete pescare uno squalo, potete pescare le megattere, potete pescare un capodoglio, e poi potete anche cacciare animali normali. Cioè, voi andate in quest'isola, magari c'è questa specie di felino, non lo so, andate qui, ragazzi, e c'è il giaguaro. Andate qui, ragazzi, cioè, non lo so, vedete, c'è un cinghiale, ci sono gli scimpanze, c'è il giaguaro anche lì. E poi, ragazzi, in vari coccodrillo, vedete. Ragazzi, in ognuno c'è un animale, magari ci sono animali che vi servono per fare determinati potenziamenti del vostro personaggio, per migliorarlo in tutto. E poi ovviamente ci sono i negozi per acquistare, non lo so, ragazzi, l'abito da pirata. Al posto di essere, se vi ricordate, Assassin's Creed Brotherhood c'era l'armatura di Romolo, qui c'è l'armatura dei templari che dovete sbloccare uccidendo 5 templari, e otterrete questa armatura, questo abito che è molto, sembra molto a corsaro, ragazzi. Quindi, ragazzi, questo è il video, spero che vi sia piaciuto questo Assassin's Creed. Chi lo ha già giocato mi faccia sapere i suoi pareri giù nei commenti, mi scriva come gli sembra il gioco. Io ne ho già scritto nel mio profilo, nella mia pagina Facebook. È un gioco veramente epico, veramente bellissimo, strutturato perfettamente, ragazzi, perché si può girare per tutta la mappa. Guardate quanto cazzo è grande la mappa, e non è finita qui, perché io posso andare anche qui dove c'è la P, ragazzi, di Principe, che è un'altra parte dell'isola.
Le navi leggendarie, la pesca, la caccia, ragazzi, a varie isole che dove ci sono forzieri, ci sono le canzoni per i marinai da mettere nella barca, i potenziamenti della barca, le taverne da aprire, i vari forti, ragazzi, questi verdi, ragazzi, ho dovuto conquistarli, le navi, non lo so, ragazzi, c'è di tutto, raga. È proprio figo come gioco, è bellissimo, strutturato perfettamente, non vi annoierete mai. Quindi ve lo consiglio, per voi che siete fan degli Assassin's Creed, ve lo consiglio se siete rimasti un pochettino delusi dal 3. Per chi non l'ha mai giocato, io prima di tutto vi consiglio di giocarvi un pochettino la storia, magari dei primi capitoli, ragazzi, che adesso costano poco, se non sbaglio 10 euro, 9,90 euro, massimo 19,90 euro per i nuovi, per gli ultimi capitoli come il 3, come il Revelation. E niente, ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Da Cura 93 è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao raga!